Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova rubrica dal titolo Sembra paranormale, ma non lo è. In questi video tratteremo argomenti misteriosi, ma li tratteremo su base scientifica per arrivare a capire che fenomeni misteriosissimi in realtà sono spiegabilissimi. Arriveremo anche a capire perché il nostro inconscio arriva a credere e a pensare che certe cose avvengano anche quando in realtà non è così. Tratteremo un argomento misterioso e affascinante e quindi benvenuti tra incubi, succubi e paralisi del sonno. Con il termine incubo, che viene dal latino incubare, cioè giacere sopra, nella tradizione romana veniva indicata una creatura malefica di aspetto maschile che giaceva sui dormienti dando loro un senso di soffocamento. Indicati come una sorta di geni malefici, opprimevano la persona nel sonno, soprattutto se erano in stati febbrili, e vengono imputati proprio a questi geni la causa degli incubi del pavor nocturnus. Plinio il Vecchio parla del loro potere di generare incubi dopo l'accoppiamento con uomini e donne, anche animali. Ma poi assume un approccio medico e descrive i rimedi offerti dalla medicina popolare per tutelarsi da questi incubi. Per Macrobio, gli incubus erano dei fantasmi che entravano nella mente del malcapitato nel momento di passaggio tra il sonno e il dormiveglia. Poi gli incubi continuarono ad essere presenti nelle leggende medievali, dove la loro figura diventò più malvagia e demoniaca. L'incubo sottrae energia dalla persona con cui giace per trarne il nutrimento, uccidendo la sua vittima o lasciandola quasi soffocata. Tale demone è citato nel trattato per gli esorcismi Malleus Maleficarum di Heinrich Kramer, ma anche nel Demonologia, che fu scritto e pubblicato nel 1547 da re Giacomo VI di Scozia. Anche la citazione in quegli scritti nacque proprio come tentativo di interpretazione popolare della paralisi del sonno. I succubi o succube, invece, sono sempre una manifestazione di un demone femmina capace di sottomettere la sua vittima, è la versione femminile dell'incubus. Secondo altre versioni del mito, spingevano l'uomo al peccato con le loro tentazioni. Questa superstizione fu anche una spiegazione medievale per le incontrollate eiaculazioni notturne che capitavano ai giovani in età preadolescenziale. La paralisi notturna è certamente una delle esperienze più spaventose e paurose che possono capitare, ma rientra nella categoria dei disturbi del sonno. Mentre si sta dormendo, ci si sveglia all'improvviso senza una reale ragione e senza avere il controllo del proprio corpo, con una sensazione di una terribile minaccia che incombe su di noi e che diventa sempre più reale mano a mano che si avvicina. Non si tratta di un fenomeno paranormale, anche se i protagonisti lo sembrano. In questa situazione, durante il risveglio o poco prima di addormentarsi, la persona è consapevole e cosciente, ma incapace di muoversi e parlare. È causata da un'alterazione dei normali cicli che avvengono durante il sonno e provoca un forte senso di paura e di ansia. Gli episodi hanno una durata variabile, da qualche secondo a 1 o 2 minuti, e una volta terminato l'individuo non ha conseguenze e riprende a muoversi e a parlare come se nulla fosse successo. È un disturbo comune. Si stima che tra l'8 e il 50% della popolazione sperimenti almeno una volta nella propria vita la paralisi del sonno, mentre circa il 5% delle persone presenta episodi con cadenza regolare. Ne sono colpiti sia maschi che femmine con la stessa frequenza. Interessa però prevalentemente gli adolescenti e gli adulti giovani di età compresa tra i 25 e i 45 anni. Durante la paralisi succede che il risveglio, solitamente preceduto dalla fase REM, non coincida con il momento in cui i muscoli hanno ripreso il loro movimento. Per questo motivo ci si ritrova coscienti, ma incapaci di muoversi. Mentre dormiamo profondamente, gli occhi continuano a muoversi, anche se le palpebre sono abbassate. I muscoli invece sono come paralizzati, dato che la mente non li controlla durante questa fase. Se durante questo stato di veglia si ha un sogno o un incubo, questo rischia di diventare fin troppo reale. I sintomi di questa esperienza sono allucinazioni, ansia e panico. Si ha la sensazione di avvertire un pericolo, ma non solo con la vista. Spesso sono tutti i sensi ad essere coinvolti, dall'udito fino al tatto, e anche addirittura ad avere la sensazione di essere toccati.
La condizione può essere scatenata da una prolungata privazione del sonno o da un intenso stress. Inoltre è dimostrato che dormire in posizione supina predisponga all'insorgenza della paralisi. Attenzione anche all'assunzione di alcune sostanze come caffeina, alcol, nicotina o addirittura droghe, perché possono predisporla. Tuttavia, nella maggior parte dei casi non vengono rivelati significativi eventi scatenanti, quindi il non essere in grado di muovere un solo muscolo al momento del risveglio è il sintomo proprio della paralisi del sonno. Non c'è nulla di paranormale in tutto questo. In alcuni soggetti possono manifestarsi allucinazioni, ovvero la falsa percezione uditiva, visive o tattile. Molte volte le allucinazioni sono di natura spaventosa e terrificante, in quanto il contenuto e l'interpretazione sono guidati dal profondo stato di paura dell'individuo. La paralisi è così terrificante perché fa diventare reali le nostre paure più profonde e anche quelle del nostro subconscio. Tra le più comuni allucinazioni vi è la presenza di una creatura soprannaturale che terrorizza l'individuo, accompagnata da una sensazione di pressione sul petto e difficoltà a respirare, come se venissimo soffocati. L'ultima e più strana è la sensazione di levitazione, e questa somiglia quasi di più alle famose esperienze extracorporee. Il momento del risveglio, con successiva ripresa delle capacità motorie, avviene improvvisamente, accompagnato in alcuni casi da un senso di mancanza d'aria che si risolve in pochi secondi. Ci può essere anche la sensazione di essere trascinati fuori dal letto, oppure di intorpidimento. Sono stati riferiti anche la percezione di formicolii che attraversano il corpo proprio durante l'attacco. Molte di queste esperienze con allucinazioni riguardano ladri, demoni o mostri. Le illusioni non sono irreali come ciò che vediamo durante la fase REM. Essendo una fase di transizione fra il sonno e la veglia, tendono ad illuderci di essere ancora svegli. La sensazione di avere qualcuno o qualcosa sul petto può essere provocata dal fatto che il risveglio in una situazione di paralisi può indurre panico ed affanno. Inoltre, l'iperventilazione riduce la quantità di ossigeno che arriva al cervello e ciò può indurre uno stato particolare di sensibilità uditiva in cui ogni più piccolo rumore viene amplificato e sembra molto forte. Il tentativo di muoversi nel corso di una paralisi, inoltre, aumenta la consapevolezza della rigidità muscolare. Tutto questo può tradursi nella sensazione di essere bloccato da mani estranee. Cosa possiamo fare? La prima cosa da fare è cercare di mantenere la calma e magari tentare di muovere anche solo un dito, in attesa che il cervello invii il segnale di risveglio al nostro corpo. Come vedete, tutto quello che vi ho descritto è stato studiato fin nei minimi particolari dagli scienziati, quindi non vi è nulla di paranormale né di demoniaco. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia potuto essere di aiuto. Se vi è piaciuto, mettete un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!
Come vedete, tutto quello che vi ho descritto è stato studiato fin nei minimi particolari dagli scienziati, quindi non vi è nulla di paranormale né di demoniaco. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia potuto essere di aiuto. Se vi è piaciuto mettete un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!